signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai, il vostro ospite su questo canale, e siamo finalmente arrivati a parlare di Sandbox. Lo so, è dall'inizio della stagione che vi dicevo che in primavera sarebbe arrivato qualcosa di corposo e finalmente siamo qui. Questo è un argomento decisamente complesso che per poter padroneggiare bisogna prima conoscere tutta una serie di tecniche e di metodi di masteraggio disparati tra di loro. E quindi per trattarlo ho voluto aspettare di aver parlato in maniera almeno superficiale di ognuno di questi argomenti. In pratica è dalla stagione scorsa, quando abbiamo cominciato a parlare di world building, che ho in preparazione poi di parlare di sandbox. Per chi si fosse perso i video della stagione scorsa, ve li lascio quassù e probabilmente in questa serie su sandbox mi vedrete molto spesso fare questo gesto, poi ci saranno un sacco di riferimenti incrociati, vi avviso. Comunque, bando alle ciance, non perdiamo altro tempo, cominciamo questa settimana a parlare di sandbox vedendo appunto che cos'è il sandbox. Sandbox è un termine molto spesso usato a sproposito e che nel corso del tempo è andato a inglobare dentro di sé molti aspetti in realtà disparati del gioco di ruolo e non solo di ruolo. In linea di massima, quando si parla di sandbox, stiamo parlando di un ambiente di gioco estremamente malleabile, in cui ci si aspetta che i giocatori non abbiano una sola linea d'azione o comunque un numero limitato di linee d'azione da seguire per mandare avanti il gioco, ma che abbiano più libertà di interagire come preferiscono. Detta così, sembra che il sandbox lasci fare ai giocatori assolutamente tutto e non abbia nessun tipo di storia. In realtà non è vero, lo vedremo più avanti. Quando parlando di gioco di ruolo, o almeno di gioco di ruolo tradizionale, ci si riferisce a sandbox, infatti non vuol dire che la quest non abbia una storia, ma che ai giocatori venga presentato un ambiente tale che la maniera migliore per mandare avanti questa storia sia fondamentalmente spostata sulle loro spalle, e venga dato a loro la possibilità di interagire nel mondo nella maniera che ritengono più appropriata. In pratica, il punto fondamentale del sandbox è che la priorità del master non è dare ai giocatori delle missioni, ma dare loro degli strumenti con cui loro potranno andarsi a costruire le loro stesse missioni. Vediamo di fare un esempio concreto per eliminare la confusione. Come sempre, il malvagio barone muove le sue armate per invadere il pacifico regno dei buoni. In una campagna tradizionale, i giocatori entrerebbero in gioco con i loro personaggi che vengono coinvolti nella guerra quando le truppe del terrore del barone attaccano il villaggio che stavano visitando e vengono a loro volta attaccati. A quel punto il sindaco del villaggio chiederà loro di scortare i cittadini oramai diventati profughi fino alla capitale per trovare rifugio e dovranno poi difenderli dai predoni che assaltano i fuggitivi lungo le strade e scoprire che i predoni sono stati pagati dal malvagio barone. Arrivati nella capitale, il re chiederà loro ufficialmente di aiutare il regno, tradizionalmente andando a recuperare qualche aggeggio magico che qualcuno ha lasciato in fondo a un dungeon. È probabile che abbiate sia giocato che masterato varie iterazioni di una campagna virtualmente identica a quella che ho appena descritto. Vediamo però cosa succederebbe se la stessa campagna fosse gestita con uno stile sandbox. Come sempre, il malvagio barone muove le sue armate per invadere il pacifico regno dei buoni. I personaggi sono comunque in visita al villaggio all'inizio, ma non vengono attaccati. Le truppe del terrore gli intimano solo di levarsi dai piedi. Magari potrebbero anche proporre che se gli avventurieri hanno informazioni utili sulla zona, potrebbero essere pagati per rivelarle. Il sindaco vuole portare la gente del villaggio in salvo, ma non ha idee dove.
Corrono voci che gruppi di briganti si stiano radunando. C'è chi dice che siano pagati dal malvagio barone, ma altri sono sicuri che siano partigiani che si stanno organizzando per rallentare l'invasore. Il re è convinto di poter respingere le truppe del terrore con un ninnolo magico, ma i suoi generali sono per un piano più sicuro e affidabile, come dare battaglia o sabotare la logistica nemica. In tutto questo nessuno si fida per davvero degli avventurieri. Ma, d'altro canto, non sembra che nessuno sia veramente intenzionato ad ostacolarli, almeno per il momento. In questo caso, la campagna non è organizzata secondo una serie di eventi in sequenza che i giocatori dovranno affrontare per poter procedere con la storia. Anzi, in realtà non c'è neanche una vera e propria storia lineare da poter raccontare. Il master ha solo dato ai giocatori una serie di elementi che potrebbero sfociare in situazioni e quest interessanti, ma nessuno di loro è effettivamente né fondamentale né obbligatorio per i giocatori. Le possibilità che da una situazione iniziale del genere si sviluppi una campagna in cui i giocatori compiono eroiche imprese militari pro o contro il regno dei buoni, in realtà sono le stesse che la storia vada poi a raccontare gli eventi di come i giocatori debbano barcamenarsi giorno per giorno in mezzo a un regno in guerra senza sapere dove andranno a dormire la prossima notte o se verranno pagati per fare quello che fanno. Nulla è deciso. Potrebbe essere vero che il ninnolo magico risolverà la situazione, o potrebbe essere un'illusione nella testa del re. Potrebbero essere veramente briganti, potrebbero essere sabotatori del malvagio barone, potrebbero essere partigiani. I cittadini potrebbero venire salvati, potrebbero venire schiavizzati. Tutto questo dipenderà da ciò che i giocatori vorranno fare e da dove i giocatori vorranno andare. Questo è quello che si intende con dare ai giocatori gli strumenti per crearsi le loro stesse missioni. Man mano che i giocatori vanno avanti nel gioco, esplorano la mappa, incontreranno nuovi luoghi, nuove situazioni, nuovi PNG, ognuno dei quali darà loro nuovi elementi che potranno usare per orientare il loro percorso all'interno della storia. Ovviamente sarà compito del master dare loro questi elementi sia per fargli fare decisioni di storia coerenti, ma anche per poter sviluppare i loro personaggi e integrarli sempre più con la storia stessa del gioco. Ovviamente tutto questo sempre restando nell'ottica che tra i compiti del master c'è quello di mantenere verosimiglianza e coerenza dell'ambientazione, ma di questo abbiamo già parlato in un altro video, ve lo lascio quassù, non perdiamo tempo oltre. Ovviamente compito del master sarà anche quello di andare a mettere i bastoni tra le ruote ai personaggi, complicare loro la vita in modo da rendere le loro storie delle avventure vere e proprie. Molto spesso quando si parla di sandbox si dice che il master non ti risponderà mai "non puoi farlo", ma ti risponderà sempre "puoi farlo, ma", e quel ma normalmente contiene un'intera quest. Per molti sensi, gestire un sandbox è molto più complesso che gestire una storia più classica basata sul railroad, ma è questo che lo rende incredibilmente più gratificante e in realtà molto spesso rende anche i giocatori molto più partecipi, non solo nel processo creativo al tavolo, ma anche all'esterno. Molto spesso, masterando un sandbox, ci si troverà a scrivere delle quest che in realtà non sono nostre, ma sono quelle che i nostri giocatori hanno detto di voler fare. Diciamo però che questo apre un intero nuovo filone di discorso che non affronteremo in questo video serve solo per introdurre ai neofici il concetto basilare di che cos'è un sandbox. Nei prossimi video approfondiremo ulteriormente questa cosa e poi probabilmente andremo avanti a parlarne fino a fine stagione, quindi ci sarà tempo.
per questo video, quindi la finiamo qui ed è tutto. Adesso ovviamente la parola sta a voi. Scrivetemi qui sotto nei commenti quali sono le vostre esperienze col sandbox, quali video magari vi piacerebbe vedere sviluppati per quanto riguarda l'ambiente sandbox. Come sempre, scrivete anche eventuali domande, dubbi, perplessità. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale. Iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche dei prossimi video. Nel caso le notifiche non arrivano, in descrizione trovate i link per il server di Discord e il gruppo di Telegram della community del Mastercae, dove troverete della gente strana che fa discorsi bizzarri. Io sono il Mastercae e noi ci vediamo al prossimo video.